Uova di Pasqua misteriose, Lord Surprise! Chi lo sa cosa troveremo all'interno? Ho un po' paura. Ma prima di vedere cosa c'è dentro, sigla! Yolanda Switch. Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda ed oggi sono tornata con un altro video di aperture di uova di Pasqua. Oggi il video è dedicato a queste uova qui delle LOL, dolci preziosi e subito per te una sorpresa all'interno. Queste uova qui, se lo volete sapere, le ho prese tipo un mese fa, all'MD le ho trovate, sono però originali ovviamente, e quindi ce le ho da un botto di tempo e solo adesso ci sto facendo il video. Curiosi di sapere cosa troviamo dentro? Molto presto tante altre aperture di uova di Pasqua. Stop! Restate connessi perché segnatevi questa data importante. Il 18 di marzo di questo mese alle ore 18, che è venerdì, ci sarà il rifornimento Pasqua sul mio sito, dove troverete i miei pasqualoni super di slime, le mie uova di Pasqua fatte in pasticceria con lo slime e anche i miei slime pasquali. Ok? Farò poi dei video apposta con voi del mio pasqualone e del mio uovo, non vi preoccupate che ve li farò vedere. Prima di iniziare questo video, facciamo un giochino. Allora, ditemi un pochettino cosa vorreste mangiare tra queste due. Lo so, io so che vi piacciono i video di cibo, di queste cose di cibo, quindi fatemi sapere cosa mangereste tra queste cose qua. Allora, questa volta ho tre uova, quindi da quale partiamo? Partiamo, speriamo che troviamo delle sorprese carine. Qua non c'è scritto in teoria cosa potremmo trovare. Proprio zero, niente, nada. Non mi ricordo l'anno scorso se ho aperto quello delle LOL, non mi ricordo se vi ricordate di più quello che faccio io anziché me stessa. Quindi ditemi se le ho aperte l'anno scorso queste uova delle LOL. Io non mi ricordo. Queste uova qua sono da 200 grammi si è rotto. E anche questo ha dietro le indicazioni, tipo come quello della Chiara Ferragni. Questo uovo è tutto storto. Mi piace tantissimo questo qua perché ha la carta molto 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 bella. All'interno c'è l'uovo che è tutto storto. Oddio, è tutto storto sopra la. Aspettate un secondo. Ragazzi, è uscita appiccicata una pallina. E vi giuro che non stava sul mio tavolo. Una pallina tipo per lo slime. Comunque, mettiamo l'uovo poggiato qua. La carta è molto bella perché ci sono tutte le mystery LOL, le LOL Surprise disegnate sopra. Molto molto bella, poi è rosa, ragazzi, vive il rosa, mi piace il rosa, è il mio colore preferito. Allora, mi avete scritto l'altra volta che voi andate di solito ad aprire le uova rompendole, spaccandole malamente. Quindi adesso vediamo, voglio fare tre tecniche differenti. Non va bene da rompere così. Oddio, però sto vedendo delle sorpresine molto carine. Rieccomi! Ragazzi, è caduto tutto il cioccolato. Perché ho fatto sta. Comunque, no, ragazzi, ve l'ho messa al rallentatore questa cosa. Già lo so, cioè, no, veramente. Allora, cosa abbiamo trovato dentro le uova delle LOL? Chi lo sa se le sorprese sono tutte uguali oppure si differenzieranno. Adesso le vediamo aprendo tutte e tre le uova. In questo qui abbiamo trovato dei fantastici sticker, quindi fantastici, wow. Vediamo un po', andiamo ad aprire questi sticker che è sempre Yolanda in tale difficoltà. No, no, ragazzi, ma che. Sono un meme vivente, lo so. Allora, vabbè, ma non mi chiamerei Yolanda se non fareste cose qui. Allora, vediamo un po'. C'è una striscia, ma mi pare che pure l'anno scorso abbiamo trovato gli sticker, vabbè. Allora, questi sono gli sticker, devo ammettere molto molto carini. Sono piccini picciò. Ragazzi, vi giuro, me lo metto qua. Oggi sono in vena di pazzie. Allora, vediamo, ci sono di tutti i tipi, forse si ripetono, credo di sì. Ragazzi, mi voglio mettere due. Allora me ne metto uno di qua e uno di qua. Me li tengo per tutto il video. Basta, lo voglio fare. Comunque carino. Dopo devo andare a raccogliere il cioccolato che è caduto a terra perché ha fatto un volo pazzesco.
E quindi, primo uovo, sticker. Ora, il mio sesto senso mi dice che in tutte le uova ci sono tutte le sorprese tutte uguali. Quindi, se io ho comprato tre uova, secondo me tre sorprese uguali. Perché qua dice una sorpresa fantastica, quindi di certo non possiamo trovare la Lolla all'interno. Questo è poco, ma sicuro. Però, mai dire mai che possiamo trovare una sorpresa differente. Cosa ci possono mettere dentro al di fuori degli sticker, ragazzi? Gli sticker. Questo uovo qua l'ho pagato 4,90€. Quindi praticamente 5€ di uovo per una sorpresa da 50 centesimi. Tutto casino. Ragazzi, l'uovo, questo qua così, non costa neanche tanto. Il mio uovo che ho fatto lo farò fare in una pasticceria, personalizzato sopra con la mia scritta. Comunque poi vi faccio il video, ve lo faccio vedere, lo faremo insieme, lo spacchetteremo. Vediamo, l'apertura di questo qua sarà differente. Qua la sorpresa la sento. Esattamente, ragazzi, esattamente. Non ci posso credere. È così, raga, è così. Io sono veramente delusa da queste uova, ve lo posso dire che sono delusa? E voi dico che sono delusa, perché c'è, cioè, sinceramente, aprire delle uova e pure per una bambina, immaginate, genitori che comprano le uova a un bambino o bambina delle loro surprise, vanno ad aprire tutte e due le uova e trovano sempre gli sticker. Cioè, differenziate almeno le sorprese, cioè voglio capire che minima spesa, massima resa. Però, cioè, però dai. Allora, vediamo se almeno sono sempre uguali. Io credo proprio di sì. Esatto, cioè, che cosa puoi cambiare? Allora, sono sempre uguali. Per tutti gli stickers che trovo me ne vado a mettere un altro. Me ne mettiamo un altro, me lo metto in fronte. Ok, uguali. E ora, cioè, che pretese posso avere dal terzo uovo, secondo voi, ragazzi? Mi sto riempiendo di sticker. Guardate che nel terzo uovo c'è una sorpresa incredibile. Ma non credo, perché altrimenti sopra la confezione avrebbero scritto sorprese. Ma siccome è singolare, credo che la sorpresa sia unica e sola, ossia gli sticker. Però gli aspetti positivi di questo, anzi, facciamo una cosa: gli aspetti positivi e negativi ve li dico alla fine, perché gli aspetti positivi comunque ci sono. Non ho assaggiato ancora la cioccolata con voi, la andrò a assaggiare dopo con quest'ultimo uovo, proprio suspense fino alla fine. Cosa dite? La cosa che mi piace è che c'è il laccetto da staccare, quindi è molto più easy l'apertura. Stessa cosa, secondo voi usciranno gli adesivi anche qui? Scrivetemelo giù in un commento, perché il suono è uguale. Me ne vado ad attaccare un altro qua di adesivo. 100%, che ci scommettete? Adesivi sì o no? Scrivetelo giù in un commento. 1, 2, 3. Adesivo anche qui, ragazzi. Però la vado ad aprire, perché mi voglio attaccare l'adesivo in cioè in faccia, anche questo qua. E gli adesivi sono tutti uguali, non è che per esempio si differenziano, capito? Gli adesivi gli uno dagli altri, dici vabbè, adesivi diversi. Cioè raga, ma veramente, cosa costa fare un portachiavi o qualcosa di diverso, gli adesivi? No ragazzi, allora, devo dire, attacchiamoci un altro adesivo qua, me lo vado ad attaccare, ok? Allora, in conclusione, cosa penso di queste uova? Per me è un ni, perché sorprese tutte, ho speso praticamente 3x4, praticamente no, col cavolo, 15 euro ho speso, praticamente costano 5 euro 6 uova. Tu pensa, amico, 15 euro di uova spese con tutte e tre le sorprese uguali. Quello che mi resta è solo il cioccolato, che ne posso, io non lo posso neanche mangiare, quindi lo devono mangiare i miei genitori. Solo questo mi resta, i secchielli. L'unico aspetto positivo è la carta, che mi piace davvero tantissimo, perché è tutta colorata, molto accattivante, molto a dire comprami, comprami. Comunque, aspetti positivi è carta e cioccolato, che adesso andiamo ad assaggiare insieme. Pochissimo. Che è buono, devo ammettere che è molto buono, il cioccolato mi piace abbastanza, non è granuloso come quell'altro che abbiamo assaggiato, vero? No, il cioccolato è buono, vi devo dire la verità, non è male, non è pastoso, non è neanche tanto dolce. E devo dire il prezzo, che comunque tu paghi la marca,
paghi il fatto che sia delle LOL Surprise, quindi paghi sostanzialmente la marca e non paghi la sorpresa. È bellino, gli stickers molto carini da attaccare in un quaderno per una bambina, sono molto creativi gli sticker. Però immaginate, comprare due uova uguali, sempre la stessa sorpresa. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi abbia intrattenuto e che vi sia piaciuto come sempre. Un bacione ed un abbraccio a tutti voi e noi ci vediamo domani alle ore 14:30 sempre sul mio canale Yolanda Sweets. Ciao!